C'è chi aspetta da giorni in un lettino della stanteria del pronto soccorso ospedaliero. Chi, invece, continua a fare da staffetta tra l'unità operativa di ortopedia del Vittorio Emanuele e la propria abitazione in attesa di ricevere assistenza. Anche una semplice fasciatura o il tampone obbligatorio previsto dal decreto ministeriale in piena gestione Covid-19. Non importa se i pazienti sono pensionati o ottantenni, donne o lavoratori, il reparto di ortopedia sembra proprio a collasso. I pazienti lamentano l'impossibilità di essere ricoverati per mancanza di posti letto. Anche i trasferimenti in altre strutture sembrano negati, come del resto l'accesso in sala operatoria. Se va bene, quest'ultimo avviene in tempi biblici. In queste condizioni appare utopistico garantire una corretta assistenza post-traumatica, come nel caso della cinquantenne Vincenzina Baio, operata questa mattina dopo 11 giorni di attesa con una frattura scomposta. Dopo 10 giorni la stanno operando, stamattina c'è l'operazione. Speriamo bene allora. Sì. È passato per quanti ospedali? 4 ospedali. La vicenda della cinquantenne purtroppo pare non essere un caso isolato. In una stanteria aspettano il ricovero e di essere sottoposti ad intervento chirurgico almeno 4 pensionati. Tra questi anche una donna di 88 anni con una frattura al femore. Vengono monitorati nell'unico stanzone ambo sesso che caratterizza la contestatissima stanteria di Via Palazzi. Ci sono criticità, ma l'assistenza è certamente garantita, fanno sapere fonti ufficiali dell'ospedale. Il paziente che arriva al pronto soccorso con traumi viene trasferito in ortopedia per consulenza e successivo ricovero, solo se c'è disponibilità. In caso contrario, lo staff medico deve attivarsi per il trasferimento, come avvenuto questa mattina. Attualmente sono 3 i pazienti in stanteria, smorzo nei toni, mentre chi ha lesioni minori, anche piccole fratture, viene trasferito in sala gessi per la consulenza e una steccatura anche provvisoria. Alle buone premesse dell'ASP di Caltanissetta, del manager Alessandro Caltagirone, fanno seguito notizie contrastanti. Nella sala di attesa di ortopedia, allestita in una corsia priva di privacy, questa mattina è montata una protesta silente. A rivendicare i propri diritti c'è pure l'incolpevole estetista di Pavia, Mina Meliande, costretta a toccare con mano quella che appare essere solo una cattiva gestione della sanità pubblica. 3 giorni per fare una fasciatura, una steccatura al piede, perché ieri mi hanno detto dopo la radiografia che c'era una frattura scomposta dell'alluce, della falange dell'alluce sinistro. L'hanno mandato a casa nonostante una frattura scomposta, Sì, esatto. senza tutore. Senza tutore, mi hanno detto di mettere sul ghiaccio e di tenere la gamba alzata. Tutto qui. Stamattina sono tornata per fare la visita dall'ortopedico e se Dio vuole mi faranno la steccatura o la fasciatura. Non mi è stato fatto neanche il tampone per il Covid, quindi siamo tutti qui con la mascherina, non sappiamo se ce lo prendiamo questo Covid o no, se ci diventiamo tutti contagiati alla fine. Non solo la frattura, magari anche il Covid ci manca. Alle 6 di mattina, che mio figlio ha avuto un incidente, in pronto soccorso non c'era nessuno che ci faceva una lastra. Nessuno. E un medico non si poteva trovare. Hanno fatto il tampone a suo figlio. No, il tampone quando sono andati. Intanto da questa mattina sono tornati i controlli della temperatura di chi accede in ospedale. Nessuna coda, ma i dissuasori per le mani, posizionati nella hall, sono rimasti vuoti.